Quindi ora siamo con i ragazzi della amatoriale, con Luciano Federici in testa, pilota di Uscerno. Partiti! Federici, partenza! Ma Pecci davanti e tutti, con Federici dietro. Attenzione, Biondi! Bandiera rossa! Non si è capito perché. Ah, c'è rimasto su un cancelletto. E si ripete tutto da capo. E si rischierano un'altra volta i ragazzi dell'amatoriale. Dicevamo, Luciano Federici in pole position, poi Alessandro Biondi, Matteo Mora, Michele Rita, Pecci Luca, Marzetti Francesco, Quiterran Michael, Troiani Sergio, Gianniorio Mirko e Gambarara Matteo, i primi 10 di questa manche riservata ai ragazzi dell'amatoriale. Si ripete da capo perché cancelletto bloccato in la start numero 1, quindi start numero 2. Siamo ai 15 secondi. Prima era spuntato molto bene Federici, ma attenzione a Pecci perché c'ha lo scatto vincente. Vediamo se si saprà ripetere. Ripartiti! E Pecci oggi ce l'ha. Davanti con Rita all'esterno, poi abbiamo visto Biondi subito dietro. Federici un po' più intruppato, ma attenzione perché giù in fondo ora cominciano i duelli aerei sul panettone, il salto spettacolare dell'arrivo. Andiamo a vedere sulla parte bassa che cosa succederà. Ed è Michele Rita a condurre, bello, tranquillo, solido, con Biondi subito dietro, punzecchiato in continuazione dal carabiniere di Uscerno. Federici, cognome d'arte anche il suo. E attenzione, mamma mia, saltano uno sopra l'altro. Ogni tanto qualche piccolo aneurisma ce lo fanno prendere. Questi dell'amatoriale si lanciano in maniera un po' troppo coraggiosa. E intanto il maceratese Rita, bravissimo, allenato, con la sua Yamaha passa tranquillo in testa qui sul rettilineo del traguardo. E intanto attenzione perché Federici comincia a rompere gli indugi e si porta su Biondi, comincia a spingerlo veramente e a provare attacco curva per curva. Biondi cerca di difendere, ma la pole position di Federici fa ben sperare il pilota ascolano. E intanto Rita cerca di portarsi più distante possibile dagli avversari possibili. Sì signor, sembro filippino. Dietro vediamo poi il gruppetto con appena passato Pecci e Gambarara. Sono appena passati e via via tutti gli altri. Rita passa in questo istante bello distante dal duo che lo segue, ma intanto Federici riesce a sopravanzare il pilota della MX2 che comunque conduce la sua categoria. Parliamo di Biondi con Federici in seconda posizione, che ora ha l'arduo compito di riportarsi su Michele Rita, pilota di Macerata su Yamaha. Attenzione perché Federici si è riportato tanto sotto al leader già in un giro e attacca il salto, ma Rita resiste. Federici continua l'attacco, vediamo se riuscirà a portarsi davanti qui sul rettilineo del traguardo. Eccoli che passano proprio in questo istante. Rita riesce a tenersi ancora davanti al pilota ascolano in questa fase di gara. E pregustiamo qui l'attacco di Federici che si porta al comando proprio nella curva parabolica prima del grande salto centrale. Federici va a comandare questa
gara 1 della amatoriale, nonostante una partenza così così, Rita sembra poter rimanere secondo, ma attenzione perché da dietro sta arrivando Biondi, che moto nuova e primo indiscusso della classe 2,5 in questa categoria dell'amatoriale. Attenzione perché qui c'è un bel duello, fermo restando che Federici conduce, Michele Rita secondo, abbiamo il duello con Biondi, Quitarra, che è sicuramente interessante perché si tratta di 2,5. Andiamo a vedere sul rettilineo del traguardo se riesco ad inquadrarlo, perché eccoli qua, con Quitarra che si butta alla disperata, ma Federici riesce a chiudere davanti il pilota locale. Bella recupero di Michael Quitarra e finisce così questa Amatori MX1 MX2 amatoriale. E partiamo con la Amatoriali, con il carabiniere di Uscerno che vince gara 1 sulla sua Yamaha 4,26 o più di lì, un 4,50 del 1814, residuato bellico. Luciano non si offenda la moto, però maggior onore a Luciano, vuol dire che anche con una moto non di ultimo grido si possono vincere le manche nel campionato regionale marchigiano. Ma attenzione, sono partiti, attenzione, con Biondi tutto davanti, Federici dietro e Quitarra che allarga tantissimo la traiettoria. Poi c'è Rita, 9,78, ultima ma non il peggiore. Poi abbiamo qui ancora Biondi davanti con Federici subito dietro, poi Quitarra, poi Pecci e Gambarara che si buttano per primi nel discesone del Monte Rossato. E ci mettiamo a far vedere un po' al pubblico di Piste delle Marche un po' una soggettiva qui, un particolare del discesone e di dove questi pazzi si buttano in una discesa veramente libera, veramente discesa libera qui si parla. Intanto Quitarra attacca Federici, il carabiniere di Uscerno subisce l'attacco del pilota locale in forza al team Scoccia, un afficionato del team Scoccia, e però Federici non ci sta, vediamo se saprà rendere la pariglia. Nel frattempo c'è Pecci e Gambarara che si stanno contendendo le posizioni immediatamente a ridosso del podio, tutti si sparano il panettone in fondo, la parte più bassa del tracciato, bel panettone, bello grande, e via che va questo secondo giro. E nel frattempo attenzione perché qui si è formato il quartetto cetra di questa amatoriale, con il leader Biondi che però adesso ha alle spalle un incazzatissimo carabiniere pronto a rilevare il comando riportato, ha subito l'attacco di Quitarra ma poi ha replicato degnamente, si è riportato dietro il pilota di fermo anche lui, Biondi, tutti ascolani più giù di lì. Attenzione perché poi c'è Matteo Mora che sta spingendo come un mantice dietro a attacco di Mora, ma Quitarra non ci sta, salta addirittura, incrocia la traiettoria. Temerari questi piloti, seguiamoli perché questi ci fanno sicuramente prendere qualche colpo apoplettico. E intanto Mora non ci sta, si ributta addosso a Quitarra, però Quitarra è caparbio e tiene. Attenzione, attacco di Mora, vediamo chi la spunta. Mora per poco, ma Quitarra replica sul rettilineo. E qui Federici prova l'attacco e poi dietro Quitarra su Mora, qui è una guerra totale, bellissima la manche di questa amatoriale con Biondi che sportella gentilmente Federici, poi dietro Mora sembra aver preso qualche metro di respiro da Quitarra, Federici salta lungo al panettone e quindi
Andiamoli a vedere nella altra fase, nell'altra parte di tracciato. Abbiamo un varco qui tra due piante, purtroppo ci sono queste piante, ma noi siamo ecologici, le lasciamo dove sono, ci danno un po' fastidio con le riprese. E intanto eccoli tutti e quattro i piloti che stanno facendo fiammate qui davanti. E intanto ci mettiamo qui a vederli saltare di sotto dal discesone con Federici che attacca e passa a condurre ancora anche gara 2. Quindi Biondi e Mora che sta attaccando come una furia per passare in seconda posizione, sembra poter avere il passo per attaccare il pilota di Fermo. Provano i due, errore di Mora e Biondi se ne approfitta. Federici spunta dal cartello dei due giri e attenzione, duello, duellissimo tra Mora e Biondi, si giocano la vittoria nella classe 250. Quiterra si accontenta della quarta piazza assoluta, terza piazza finale, quarta piazza assoluta, terza piazza di categoria. Quindi Pecci e Rita che in gara 2 non ha saputo replicare la prestazione di gara 1. Chi emergerà dal salitone tra Federici, che sicuramente, eccolo che arriva, in testa, tranquillo, sereno, carabiniere di Uscerno, si volta, ha dato mezza pista agli avversari, bel passo per Luciano Federici, ma poi abbiamo Matteo Mora, seconda piazza per lui e arrivo al photo finish per Chitarra e Biondi. Accidenti, si sono lanciati come dei kamikaze. Bell'arrivo, veramente, veramente, veramente temerari questi piloti. Poi arriva Pecci e Rita. Si chiude qui questa manche dedicata agli amatoriali.